Sono Gianni Colacione, Libri TV. Mentre Orfini, leggo sul DDL Boschi, rivendica appunto un certo ruolo del PD nel proiettare il paese nel futuro, come dice lui. A Ostia pare invece che diciamo, il passato resti vivo. Dopo la diffida dell'avvocato turco, il comune ha pubblicato i dati sulle concessioni demaniali e si è scoperto appunto che ci sono delle scadenze che veramente avverranno al 2028. Lei come commenta questa cosa? Guardi, le vicende ostiensi sono vicende opache, questo ormai è un dato oggettivo. Ovviamente lo sono a partire in particolare dal tema delle concessioni balneari, perché intanto le concessioni balneari sono un pozzo di remita, no? Per il valore economico che generano. Di cui peraltro, se si riflette bene, nessuno sa davvero l'entità reale. E poi perché intorno a queste vicende parliamo, diciamo, intorno alle concessioni, c'è una partita che si gioca relativa al fatto che non essendoci mai stata una gara per affidarle, parliamo di concessioni che sono nelle stesse mani o che sono passate di mano. Ma che di fatto risalgono a 20, 30, 40, in qualche caso anche 50 anni fa. Quindi tutto questo contribuisce a un'opacità di fondo. In più c'è tutto il tema, ancora tutto da comprendere, da scavare, sulla quale spero facendo un lavoro silenzioso, appunto ci verrà raccontato di intrecci. Anche con un pezzo del mondo criminale, ma di questo naturalmente si possono avere dei sospetti e non delle certezze. Le certezze che abbiamo è che ci sono alcuni personaggi a Ostia, guarda caso gli stessi che nella vicenda delle concessioni avrebbero ottenuto un trattamento di favore, che hanno fatto il bello e il cattivo tempo in questi anni. Noi abbiamo deciso di farli smettere, o almeno ci proviamo. Sapendo che la battaglia è una battaglia dura, eh. Sì, senz'altro. Diciamo che per quanto riguarda tutta quanta la parte giudiziaria, lasciamo ovviamente tutto in sospeso e in attesa ovviamente di pronunce. Però resta un fatto che, per esempio, il comune ha adempiuto soltanto appunto dopo questa diffida dell'avvocato turco, che è stata del 23 dicembre, quando l'obbligo era, diciamo, nella legge, la legge 8 del 2015, che era di giugno scorso, ha dovuto paventare anche un danno erariale, perché è importante. Poi alla fine, dalla conoscenza di questi dati, si è potuto evincere appunto che ci sono queste strane scadenze allungate, insomma, ci sono dei ritardi anche nella gestione commissariale, forse. Ma no, guardi, i commissari secondo me hanno fatto quello che andava fatto, non è questo il punto. Io che quelle scadenze fossero così, io lo sapevo almeno da 3 mesi. Stavo cercando personalmente di capire il percorso che ha portato a quella determina firmata da Casaggi. Una cosa ve la posso dire con certezza, e cioè che il comune, o meglio il municipio e Cafaggi hanno operato su degli atti amministrativi, su dei documenti, per fare quella determina che arrivavano dal demanio dello Stato. Quindi in realtà. Ma forse l'architetto Biazzo, diciamo che già precedentemente, proprio nel momento di passaggio dalla competenza regionale a quella comunale, No, insomma. lì il demanio, guarda, il demanio non è il demanio regionale, è il demanio dello Stato. Poi non so quale sia il ruolo del demanio regionale perché non ci sono ancora arrivato. Quello che le posso dire con certezza è che questa vicenda va a questo punto squadernata perché è la mia sensazione che Cafaggi possa essere l'ultimo tassello di un percorso iniziato in ben altri uffici e a questo punto la domanda sorge spontanea, è perché quelle 8 concessioni sì e le altre no? Perché questo trattamento diverso, no? E quindi si bisognerà andarsi a riprendere tutto l'iter di tutte le pratiche, capire fino in fondo se ci sono stati favori. Io presumo di sì, però, come dire, ho gli strumenti di cui posso disporre naturalmente. Quindi, siccome il prefetto Vulpiani è persona seria, a questo punto deve accendere un faro su questa determina, ma più che sulla determina, sui documenti che hanno consentito di poter fare quella determina, che
Pignatone accenda un faro, perché intorno alle concessioni demaniali, al loro valore economico e agli strani rapporti che ci sono, secondo me si gioca la vera partita per la legalità ad Ostia. Infatti Ostia, che comunque sia un tassello di un comune molto più ampio, su cui in qualche modo attendiamo che si pronunci la cittadinanza per eleggere un sindaco. Penso che questo, secondo lei, tutta questa vicenda possa avere anche un'influenza sulla scelta del candidato sindaco da presentare da parte del PD? Si parlava appunto di Giachetti, non so, ci sono delle novità? No, guardi, io sul candidato sindaco non so nulla, e anche se sapessi qualcosa sarebbe, non lo direi, perché credo che ognuno debba, che i tempi delle decisioni debbano essere intanto rispettati, e poi prima si decide e poi si comunica. Io non lo so, col Giachetti piuttosto che Pippo, Pluto o Paperino, in questo momento si è deciso di fare le primarie, cosa che a me lascia molto perplesso, l'ho detto in tempi non sospetti e lo confermo. Naturalmente il tema della legalità, che ad Ostia c'ha determinate caratteristiche, nel resto della città ne ha altre, a cominciare dalla gestione della struttura amministrativa, hanno secondo me un tema centrale, e sicuramente il Partito Democratico, che ha pagato un prezzo molto alto riconoscendolo e assumendosi la responsabilità degli atti compiuti dai propri esponenti, il tema della legalità e della trasparenza saranno al centro della campagna elettorale. Naturalmente Ostia è un punto da non sottovalutare, perché per troppi anni è stato sottovalutato o si sono chiusi gli occhi su quello che avveniva, perché le vicende delle concessioni balneari non sono un tema degli ultimi 5-10 anni, sono un tema degli ultimi 20-25, forse 30 anni. Bene, io con la legalità, lei ha parlato di legalità, volevo chiudere appunto questa intervista riprendendo una sua dichiarazione a favore della legalizzazione, perché ormai liberalizzazione è liberalizzata clandestinamente, della cannabis, della marijuana, dell'uso della marijuana. Questo è interessante, perché insomma è abbastanza minoritaria ancora questa cosa politicamente parlando, poi tra i cittadini è diciamo quasi maggioritaria, ma insomma è una dichiarazione importante. Ma guardi, io sono favorevole non da oggi, già dai tempi in cui non ero parlamentare, ma insomma naturalmente questo è un tema molto delicato, che divide la classe politica, come spesso avviene, come vale per le unioni civili. Secondo me il popolo è molto più avanti di noi, ed è arrivato il momento, anche perché ci sono molte, credo milioni di persone che in questo paese per ragioni terapeutiche già la usano, e forse sarebbe arrivato il momento di toglierli, no? da questa situazione di legale e illegale, no? Sì, anche perché il mondo in qualche modo sta girando da quella parte ormai, si è capito che le spese in mani per la proibizione non sono servite a nulla. No, ma la proibizione è una sciocchezza, l'abbiamo visto in tutte le salse, quindi c'è naturalmente qualche forza politica che continua a pensare che fare il proibizionismo produca consenso. Come le dicevo, secondo me gli italiani sono molto molto più avanti della classe politica. Io non credo di aver detto niente di clamoroso. Un politico deve, secondo me, dire da un lato sempre la verità e dall'altra non aver paura di schierarsi. E io auspico che questo tema diventi uno dei temi che riusciremo a concludere prima della fine della legislatura. Sono state fatte molte cose importanti, adesso abbiamo il tema delle unioni civili, che è un tema, un altro di quei temi spessi, come si vede, e mi auguro che il prossimo passaggio possa essere questo tipo di riforma, che ormai è secondo me matura per essere portata nelle sedi. Anche perché ci sono anche altri stati che fanno molto reddito su questo fiscalmente. Io la ringrazio molto di questo. Volevo chiudere con lei con un ricordo di David Bowie, una canzone che lei ricorda e che le è piaciuta più delle altre. Ma guardi, a me io non sono come io ti ho raccontato di questo concerto che ho visto. Io sì. Non è stato l'artista. Io sono uno springstiniano. Ah. Questo nella mia vita ha un solo mito, che è lui. Però ricordo quel concerto, la cosa che mi ha sempre colpito dell'artista è la sua straordinaria capacità di passare da un genere all'altro, di sperimentare,
libro, del titolo, in cui mi disse: a me non interessa di quello che pensa la critica della mia musica, a me interessa rimanere fedele alla mia, al mio percorso artistico, il tempo mi darà ragione. E al di là del fatto che non sono, diciamo, un suo fans scatenato, va riconosciuto che è uno dei musicisti, insieme a Bob Dylan, che è ancora vivo per fortuna, che la musica, il rock, e non solo il rock, l'ha cambiato radicalmente, anticipando molto spesso tendenze e mode. Perfetto, senatore Esposito, io la ringrazio della cortesia, e come tutti quanti anche gli ascoltatori di Liber TV, e anche se un po' in ritardo, le auguro buon anno. Grazie ancora. No, a voi. Arrivederci. Buonasera.